venuto questo signore con un cappello grande, e non sapendo chi è, con tutte queste ragazze, con queste macchinacce. C'è se chi si sa cantare, ma ci piaceva per vendere dei pesci. C'è se ma vuole avere una cosa bella e stava del mondo, c'è la virtù di Dio che esiste, Dio, c'è la potenza di Dio esiste, c'è la vista troppo marina che c'è, si sta venendo dentro il porto, se chi sta atrasa qui dentro il porto, ma se ce l'ha, lo distrugge, c'è. C'è lei si ferà a tagliarlo, sì, si mettesse accanto a me. Fece la cuccia, prese il coltello. Questa tromba marina è un'aria, un vuoto che si fa una marca su sopra l'acqua, se capa da vapore, basta niente, ti sfugge. Mentre io ho fatto la preghiera, ho preso il coltello e tagliavo, questo signore è stato impressionato, dice, guarda la tromba marina, stiamo arretrando, ha riuscito a guardarmi così. Dice, mamma mia, che vento che è addosso, ci sei, non è di tutto. Ci resta, come ti chiami, ci sei pronunzioni. No, palestra, non sono io. Dopo 7 mesi venne, mi venne a trovare qua, a Porto. C'è lei, c'è. Ho portato un libro, vado di ferro. Per un solo euro, Franco il pescatore, messo da parte. Il grande eroe del mondo. Aspetta un nuovo libro. Ma più di un libro e tu faccio un euro. Quindi mi intrai. Poi mi sono invitato pure a mangiare là. Mi hanno invitato lì, ci stavamo uccellini. Ti pago l'albergo, ti pago tutto, no? Se me lo vuoi poi tu fai un euro.